Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 17 ottobre. E, intanto devo cercare di stare molto, ma molto calmo, perché mi sono rivisto ieri, anzi ringrazio diciamo centinaia di migliaia di persone che hanno visto la zuppa di ieri, la zuppa insomma in cui parlavo dei primi dati sulla manovra finanziaria. Non voglio dire, condivido tutto quello che ho detto, è difficile insomma non essere d'accordo con se stessi, però certo mi prende proprio a me sta cosa mi è andata di traverso e uso un po' troppe parolacce, quindi oggi calma, zen, niente parolacce, sono pronto per andare a fare attività fisica per potermi sfogare in qualche altro modo, quindi ora siamo tranquilli. Certo, poi uno dice cerca di essere tranquilla e poi legge le cose che scrivono il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio oggi viene intervistato, Conte viene intervistato dal Corriere della Sera e poi viene intervistato dal Fatto Quotidiano, i due giornali più filogovernativi che ci sono in questo momento. Viene intervistato dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera. E al Corriere della Sera. E poi dite che uno deve stare calmo. Dice, una manovra forte che guarda al futuro. Questa è una manovra forte che guarda al futuro. Io lì sto guardando un cazzo di drago che sta sputando fuoco. È la stessa cosa. Ho detto una parolaccia, scusatemi. Una manovra forte che guarda al futuro. Ma io dico, ma perché? Ma perché ci deve prendere tutti per i fondelli? Io leggo un'intervista in cui capo di questo governo da Foggia dice: deve andare a Foggia, deve andare a casa mia, ad Andria, deve andare a Canosa, deve andare a raccogliere le olive e spiegare che questa è una manovra forte che guarda al futuro. Nel frattempo, poi tu dici: ma è solo Conte? No, non è solo Conte, perché tu guardi il ministro dell'economia Gualtieri che fa 12 pagine. Dove lo fa? Adesso non voglio sbagliare, 12 pagine sul Sole 24 Ore. Abbiamo approvato tutto all'unanimità. Il governo è solido. Ragazzi, ma io dico, siccome questi non fanno uso di stupefacenti, nessuno di loro fa uso di stupefacenti, almeno fino a prova contraria, siccome loro non hanno visto Euforia, mentre io sono ormai impallato soltanto di questa serie in cui ci sono i ragazzini che si fanno come delle zucchine, io penso che questi si facciano come delle zucchine, perché tu non puoi, dopo un consiglio dei ministri che finisce alle 5 di mattina, c'è scritto su tutti i giornali, fare un'intervista oggi fischiettando ministro dell'economia e far finta di nulla. Approvato il decreto fiscale, come scrivono tutti i giornali, Folli su Repubblica, Feltri sulla Stampa, salvo intese, cioè che vi dovete ancora mettere d'accordo. Io pure sono unanime con Al Capone, allora, salvo intese. Io sono, probabilmente io sto anche con, vabbè, non basta. Non basta, perché poi sul Fatto Quotidiano l'intervista di Conte dice: sulla lotta agli evasori pronti allo scontro. Pronti allo scontro cosa vuol dire? Che non sono tutti d'accordo all'interno del governo, cosa che spiega Repubblica, cosa che spiega il Messaggero, cosa che spiega il Giornale, co cosa che spiegano tutti quanti i giornali tranne il Corriere della Sera e nei titoli ovviamente perché nei pezzi i colleghi fanno il loro mestiere di cronisti, cioè il governo è diviso alla morte, perché poi lo vedremo sulle manovre. Questo è un governo in cui probabilmente l'assistente universitario di Conte, che fa il suo segretario particolare, perché questa deve essere la logica con la quale in questo piccolo mondo antico l'assistente universitario di Conte, Rocco Casalino e Conte, toc toc, non capiscono dove va il paese normale, ma non lo capiscono proprio, non lo capiscono. Hanno messo un nuovo bollo sui certificati penali. Questa è la manovra che guarda il futuro, una manovra forte che guarda al futuro. Tra l'altro dice oggi Conte sul Fatto, vi dicevo, sulla lotta agli evasori, pronto allo scontro, per la prima volta lo Stato pensa agli onesti. Grandi evasori presto in carcere. Allora, caro Conte, probabilmente spiega al tuo assistente universitario che ti fa da segretario particolare, spiega a Rocco Casalino che ti fa da tuo portavoce, a tutti e due, li prendi da parte, li metti in una stanza, loro due, tutti e tre vi mettete in una stanza e cercate di ragionare sul fatto che i grandi evasori, quei pochi che si prendono, già oggi potrebbero andare in galera. Potresti spiegare che rendere le partite IVA
quello che aveva fatto il governo precedente, il tuo governo Conte, il suo governo professor Conte, aver semplificato la vita a quelli che guadagnano fino a 65.000 euro e avergliela oggi complicata, vuol dire mettergliela in quel posto agli onesti, perché agli onesti gli fai fare il lavoro da disonesti. Nel frattempo io leggo oggi un pezzo, perché poi voglio dire, l'assistente di Conte, il suo assistente universitario, il ragazzino che si è portato Casalino, il suo grandissimo stratega della comunicazione, e Conte, oggi quello che fanno, la prima cosa che fanno la mattina è fumarsi una sigaretta, spero non fatta di MBA, e poi oltre alla sigaretta vanno a leggersi Travaglio. Travaglio spiega la seguente cosa oggi sul Fatto Quotidiano, ve la leggo perché è fondamentale, cioè è uno di quelli che capisci perfettamente che è come pensare che io possa disegnare un quadro, cioè è incapace di capire cosa succede nell'economia. Puoi anche scrivere viva la gnocca in dichiarazione e nessuno se ne accorge. Questo scrive Travaglio, viva la gnocca in dichiarazione, lo puoi scrivere e nessuno se ne accorge. Gli accertamenti toccano il 10% delle dichiarazioni e gli altri 90% hanno la probabilità di farla franca. Travaglio, non funziona così. Travaglio, fai una cosa, vai dai tuoi giornalisti economici, se hanno anche loro mai fatto una dichiarazione in vita loro, se non hanno sempre avuto il cedolino e c'è la pappetta e il culetto al caldo, ma quando fai una dichiarazione dei redditi, quando fai un F24, quando sbagli un rigo dell'F24, non c'è bisogno di un accertamento, ti arriva attraverso il computer una lettera a casa, nel giro di 20 secondi ti arriva, anzi purtroppo non di 20 secondi perché potresti correggerlo in 20 secondi, nel giro di un annetto ti arriva un accertamento, non un accertamento, una cartella esattoriale da pagare, poi devi dimostrare che tu hai sbagliato a scrivere un numero, che tu hai sbagliato. Ci sono non accertamenti a campione sul 10%, se tu scrivi viva la gnocca, se tu hai un reddito che diminuisce rispetto all'anno precedente, se tu sei fuori con gli ISA, che forse non sai neanche cosa siano perché sono la gnocca per quanto ti riguarda, non hai non hai la vita semplice, non esiste soltanto l'accertamento, esistono anche le cartelle di pagamento che nascono dai vostri errori, che automaticamente il cervellone che ha tutti quanti i nostri dati riesce a fare. Ma secondo la vulgata che Casalino, l'assistente di Conte e Conte, dopo aver letto Travaglio, sanno, in Italia nessuno viene accertato. Perfetto, complimenti alla vostra idea di come funziona il sistema fiscale italiano. Però andiamo a vedere come funziona questa manovra. Intanto il Messaggero, meglio di tutti quanti, ci spiega una cosa. La cosa è la seguente, e cioè che questo governo è riuscito a fare due cose. Dei geni, ma anche geni politicamente. Hanno ridotto di 3 miliardi il cuneo fiscale, robetta per cui 10 milioni di dipendenti non se ne accorgeranno neanche, e hanno aumentato di 8 miliardi le tasse. Allora tu quando vedi un governo che è così, che guarda così al futuro, di aumentare le tasse di 8 miliardi e di ridurre il cuneo fiscale di 3, beh, oltre a rendere tutta la vita più complicata agli altri, tu gli dici: ragazzi, voi dovete andare a Foggia, dovete viverci a Foggia e rimanerci là sempre a Foggia. E Gualtieri magari rimane anche a Bruxelles. Io non so come si possa pensare di introdurre nel 2020 e pensare e avere il coraggio di scrivere una manovra forte che guardi al futuro, una manovra che aumenta le imposte ipocatastali di tre volte, porta da 50 a 150 euro. Stai guardando il futuro? Una manovra che aumenta dal 10 al 12,5%, come hanno fatto notare tutti quanti i giornali, la tassazione secca sui canoni agevolati nelle case, cioè la cedolare secca la portano dal 10 al 12,5%. Chi paga secondo voi il 10%? Quelli che danno le case ai poveracci, perché sono canoni agevolati, quindi tu ci paghi una tassa superiore dal 10 al 12,5%. Sono i grandi evasori questi? Stai guardando al futuro? No, tu stai guardando al tuo ombelico di Foggia. E vado avanti. Hanno messo la tassa sulla plastica, adesso la Confindustria oggi si arrabbia su tutti i giornali, tremendo, perché si arrabbia. Ragazzi, così come hanno messo la tassa sui giochi, hanno rimesso una tassa sui giochi. Sapete come funziona la tassa sui giochi? Ve la spiego subito perché l'ho scritta nel mio libro. Come si chiama il mio libro? Tasse invisibili, lo potete prenotare nel vostro libraio sotto casa vostra o su Amazon, sulle preferite, ovunque vogliate, le tasse invisibili, esce il 24 ottobre, prenotatelo. Come funziona la tassa sui giochi? Perché questa è fantastica. Loro aumentano le tasse sui giochi e danno la possibilità ai concessionari di giochi di riconoscere minori vincite ai giocatori, e questo sarebbe per battere la ludopatia, cioè ammazzano i concessionari, ma per non farli proprio soffocare dicono: ho capito, io ti sto ammazzando di tasse, proprio ti uccido di tasse. 80% sono le tasse sui concessionari dei giochi. Beh, io però ti do la possibilità di dare, restituire un pochino meno vincita a quelli che giocano alle macchinette. Prima dovevano vincere almeno il 75%,
65%, oggi vinceranno 65%, adesso dico dei numeri diciamo verosimili ma non esatti e puntuali. Tassa sulla plastica, la Confindustria si lamenta che mettono una tassa sulla plastica, mi sembra che le tasse ambientali valgono 1,8 miliardi, diesel, plastica, tutte robe che ovviamente usiamo tutti quanti noi. Allora io vorrei chiedere ai nostri geni, perché l'altra notizia oggi sui giornali, da una parte fai chiudere l'ILVA perché inquina, non hanno mai condannato nessuno per disastro ambientale, è soltanto un'ipotesi dell'accusa che non è mai stata confermata, che dovrebbe fare l'acciaio, e l'acciaio poi lo devi pulire nelle borracce con l'acqua che sta finendo e che la vogliamo pubblica. Dall'altra tassi la plastica, in cui questi poveracci stanno facendo tutto lo sforzo possibile e immaginabile per ridurne il consumo, aumentarne la parte riciclata, e tu le tassi. Ma è ovvio, perché se Confindustria va dietro a Greta e il Sole 24 Ore fa scrivere Max Weber della minchia invece di dire quante stupidaggini stiamo dicendo, e dietro a questa religione ambientalista c'è soltanto una gragnuola di tasse che si prenderanno soltanto i più poveri. Sapete perché? Perché io bevo solo in bottiglie di baccarà, poi le butto, 100 euro a bottiglia, che me frega, no? Ma secondo voi la plastica che cosa serve? Serve evidentemente per rendere più pulita, più sana, più limpida e più igienica per la massa della gente la possibilità di consumare bibite, e non solo bibite, e noi le tassiamo. L'imballaggio con la plastica, straordinario. Andiamo tutti a Italy a prendere le cose senza imballaggio. Andiamo tutti quanti da PEC a prendere. Da PEC vi giuro che la plastica non ve la mettono. Vi potrebbero mettere dei piccoli cestini di vimini o qua dal mio amico Volpetti, straordinario, mangi il prosciutto migliore del mondo, forse anche loro possono evitare la plastica, ma invece la bottiglietta di plastica è il nostro problema, che tassiamo, 1,8 miliardi portano dalle tasse ambientali. Nel frattempo non finisce qua, perché sulle partite IVA hanno cancellato il regime forfettario. Italia Oggi lo spiega meglio di tutti, il titolo di Italia Oggi è finito il regime forfettario, cioè sei fino a 65.000 euro, paghi il 15%, ma ti facciamo un mazzo così, tant'è che hanno previsto degli introiti dalla fine del regime forfettario. E sapete perché? Perché se ti mettono più cose da fare, più adempimenti da fare, insomma, ti rendono la vita più complicata, lo Stato ci guadagna, rovina la tua vita ma ci guadagna. Però questa, ricordatela, l'intervista di Conte di oggi, è una manovra che guarda al futuro. Sapete quanto prendono dalle detrazioni che fanno andare via quelli come me che prendono le bottiglie di baccarà e se le buttano via? Tolgono le detrazioni fiscali sopra i 100.000 euro o 120.000 euro, cioè che vuol dire che io se vado, lo scontrino della farmacia del 19%, le spese sanitarie, per coloro che hanno un reddito superiore a 100.000 euro dichiarato, cioè stiamo parlando di 50.000 persone, non ci saranno più in prospettiva queste detrazioni fiscali. Quanto ci prende lo Stato da questa togliere le detrazioni ai ricchi cattivi? Risparmia 170 milioni, ma è lo stesso Stato che ai poveracci li obbliga a far tutti gli scontrini perché non si fida di loro, ai ricchi non gli permette la detrazione perché ci vuol fare 170 milioni, e quindi i ricchi avranno un disincentivo a farsi fatturare e a farsi detrarre quello che loro non possono detrarre in dichiarazione dei redditi. Cioè questi devono mettere d'accordo con se stessi. Da una parte i forfettari fino a 65.000 euro devono scrivere tutto, dall'altra invece le detrazioni per quelli che hanno più di 100.000 euro non ci sono più, e quindi non c'è alcun incentivo per loro nel farsi dare il pezzo di carta. Questi sono dei pazzi. Lì, in quella stanza, io ripeto, io la vedo la stanza, stanno a Palazzo Chigi, no? Mi porti un caffè? Sì, la tazza, arriva il commesso che gli porta la tazza di caffè a Conte, si mettono, mentre c'è Mattarella che sta lì a discutere con Trump, c'è l'assistente universitario di Conte, 25 anni, 30 anni, insomma, degnissimo, da Foggia, no, non so se viene da Foggia, viene l'assistente universitario, Rocco Casalino, si mettono là, cosa facciamo, qual è il mantra? Per la prima volta combattiamo gli evasori. Bravi. Così cresceremo l'anno prossimo, e poi l'anno prossimo scopriremo come scopriamo quest'anno, perché guardate che questo film è venuto anche l'anno scorso con quota 100 e il reddito di cittadinanza, ci dicevano che erano manovre espansive, non siamo cresciuti di niente, il reddito di cittadinanza è solo 700.000 assegni senza neanche un lavoro, quota 100 non hanno assunto un giovane in più, insomma di che stiamo parlando? Ogni anno infelice a modo suo, ma quest'anno è il più ipocrita di tutti. L'ultima cosa che vi voglio dire sulla manovra è che comunque sulla casa, Quotidiano Nazionale, Giornale, Verità, tutti notano come ci sarà una bella stangata anche sulla casa, che è l'unica cosa che non scappa mai. Beh, fantastico, oggi c'è un colonnino, ragazzi, è straordinario, sul Fatto Quotidiano, che dice: professoressa di filosofia su Matteo, che sarebbe Salvini, studente da 6 ma ora
fa il gradasso. Hanno trovato la maestra di filosofia in tutti i giornali del mondo, quando c'è un uomo importante, trovano la maestra che dice quanto era bravo, quanto era buono, come studiava bene, oppure non studiava bene ma si capiva che avrebbe avuto un futuro. No, per la prima volta il giornalismo è con Salvini a schiena dritta. Trovano la professoressa di filosofia che trova Salvini gradasso e dice che era pure una pippa a scuola. Favoloso! È un nuovo genere giornalistico, quello vero, quello serio, quello non da schiena dritta. Straordinario. Ovviamente le stesse identiche professoresse di filosofia di Foggia invece ci hanno ricordato quanto fosse bravo, educato e ben parlante Conte. Insomma, dipende da come la pensiamo i giornali. E noi del giornale faremo una cosa diversa ovviamente sui maestri di Berlusconi, quelli del Fatto lo fanno sul loro Beniamino che è Conte e non su come si chiama, su Salvini. Biloslavo, questa è un'altra delle storie incredibili di oggi, ce l'ha soltanto il giornale, uno degli inviati di guerra più bravi che abbiamo in Italia, scrive libri da anni sempre sulla guerra, è inviato in tutti i posti di guerra, è stato invitato dagli studenti di sinistra oggi, ieri, all'Università di Trento e che succede? Lo cacciano. E sapete perché? Perché non vogliamo i fascisti all'università. Ovviamente nessuno se ne accorgerà, Biloslavo, il fascista all'Università di Trento. Se io fossi Fioramonti, quello che andava a studiare a Pretoria e che poi è diventato ministro dell'istruzione, io farei toc toc, caro rettore dell'Università di Trento, nome e cognome di questi che non fanno entrare a parlare un giornalista all'Università di Trento, via dall'università! Via, immediatamente dall'università, o no? Vabbè, fantastica l'idea, quella foto là che tu vedi, Mattarella e Trump che vedi alla Casa Bianca, beh, c'hanno ragione veramente Breda oggi sul Corriere della Sera, ma tutti quanti, Rampini, cioè tu vedi due mondi, il siciliano del cannolo e l'americano con il ciuffo che sembra più pettinato di me, insomma vederli insieme con Mattarella che gli dice stai esagerando sui dazi e quell'altro che ti parla degli F-35 mi sembra una specie di apoteosi di questo mondo globalizzato in cui grazie al cielo il genius loci ancora un pochino esiste. Comunque io vi voglio lasciare con una grande rassicurazione, e cioè che questa è una manovra forte che guarda al futuro. E voi tornate a casa, andate dai vostri bambini, andate dalle vostre fidanzate, andate dai vostri fidanzati, andate dalle vostre coppie LGBT, andate, che vi posso dire, dai vostri capi, andate dai vostri dipendenti e guardateli fissi negli occhi e diteli: io sono Conte da Foggia. Questa è una manovra forte che guarda al futuro. E guardate come cazzo vi risponderanno.